Ciao a tutti, buonasera. Allora, siamo partiti questa sera, abbiamo fatto partire questa sera il video con questa carrellata, una carrellata su questi lavori che sto eseguendo in questi giorni. Allora, come vedete, come credo si sia visto dal rapporto tra la scala e le carte, queste sono carte, carta, e, insomma, molto molto grandi. E la cosa che mi interessa stasera, invece, farvi vedere è la tecnica che ho usato, riprendendo anche un video che avevo fatto forse all'inizio, ed è la tecnica della sanguigna. Allora, la sanguigna è in realtà il colore, color sangue, cioè questo colore sanguinaccio, non so, lo chiamano in tantissimi modi, dipende dalle zone, dipende dai rivenditori, eccetera, eccetera. E a me piace molto perché, e adesso magari mi sposto e vi faccio vedere qualche dettaglio, piace molto perché è un colore molto vivo e soprattutto è il colore degli studi che gli antichi eseguivano, studi preparatori per i successivi lavori ad olio. Ecco, noi contemporanei amiamo come sempre molto prendere tutto il percorso, di tutto l'iter di costruzione di un'opera d'arte del passato, prenderne un pezzo, o amiamo estrapolare il colore, la potenza del colore o il disegno. Ecco, in questo caso io faccio un'operazione analoga, cioè mi fermo al tratteggio, alla sanguigna, allo studio preparatorio, ma lo faccio diventare molto più importante, dandogli, ingigantendo le dimensioni. Quindi quello che un tempo sarebbe stato uno studio mediamente molto più piccolo, diventa qui invece proprio il soggetto e l'oggetto stesso come dire, diventa esso stesso l'opera d'arte. La sanguigna cos'è? La sanguigna è il colore, ma la sanguigna come la possiamo utilizzare? La possiamo utilizzare a pastello, e io per esempio uso dei pastelli grassi, molto grassi, e quelli mi funzionano molto bene sulla carta in piccolo. Possiamo usare poi gessetti di vario tipo, adesso ve li faccio vedere, o crete secche, ecco cose di questo tipo, e voilà, sono riuscito a far cadere tutto, e oppure pastelli di questo tipo, ma questo lavoro qui che sto eseguendo è fatto con questo qui, un gessetto a pasta un po' grassa, in modo che segni molto bene, in maniera vistosa, ma anche mi permetta una forte velocità nell'esecuzione. Infatti vedete che è tutto a tratteggio ed è praticamente esattamente come sarebbe stato un piccolo disegno preparatorio del passato. Qui vedete un po' più di impasto pittorico, cosa vuol dire? È come se fosse un po' più colorato, perché è stato il primo e su questo ho sperimentato anche dei passaggi con il colore ad olio, vedere come risultava. E adesso procederò a metterli un po' tutti in sincrono, cioè vuol dire che cercherò di dargli lo stesso equilibrio visivo, cioè quindi tanto scuro qua, tanto scuro da un'altra parte, oppure vediamo cosa mi prende, magari invece alleggerisco, cioè sbiadisco un po' più quello già più, come dire, già più pesante come segno. Naturalmente dietro queste cose ci vanno sempre studi su studi, per cui ecco che questo invece è uno studio di viso fatto su tela, ma la tecnica è sempre quella. Ecco, volevo mostrarvi oggi questa cosa perché io la trovo molto interessante e poi farvi capire che questo qui poteva essere in passato anche il cartone, il famoso cartone per gli affreschi soprattutto. Cioè, gli antichi avrebbero usato questa tecnica poi per lo spolvero, cioè si sarebbero riportati, che ne so, la figura in grande per lo spolvero, avrebbero bucato, come vi ho mostrato in un video precedente, avrebbero bucato e poi avrebbero passato la polvere di carboncino sull'intonaco in modo da avere il segno per cominciare a dipingere direttamente, in questo caso sull'affresco. Ecco, in pratica vi ho dato un piccolo spaccato di Rinascimento, di epoca classica, e in realtà vi ho fatto anche vedere poi come io, ma come noi contemporanei, usiamo anche ciò che il passato ci ha regalato. Piccola postilla, per noi già questo è, come dire,
Una bella operazione. Calcolate che per gli antichi era semplicemente un pezzettino dell'operazione. Quindi io questa cosa a me convince sempre di più nel dire che gli antichi ci battono 10 a 1, nel senso che per loro questo è un passaggio. E per noi invece, almeno per me, poi mi direte anche voi, per me già questo potrebbe essere a tutti gli effetti un'opera compiuta.